Allora, caro Giorgio, siamo qua dal presidente di Ascot, Giorgio Bellemo. Giorgio, allora, sembrerebbe che questa vicenda sul centro congresso, il CURSA, si sia ormai stabilita, praticamente adesso vedremo quando aprirono le buste, ma insomma... Sì. Quindi praticamente avremo questo immobile che comunque lo prende una nota famiglia imprenditore qui di Chioggia che ha sempre fatto le cose... mi sembra assolutamente in modo preciso e puntuale, e loro stessi, io lo sentito al telefono, che hanno intenzione che questa cosa venga utilizzata, cioè non è stata assolutamente, ho sentito espressamente il signor Michele Tiozzo Brasiola, appunto la vuole mettere a disposizione, ovviamente da imprenditore dovranno sistemare, perché c'è un investimento importante per sistemarla, perché c'è un metro d'acqua in questo momento nei scantinati da chissà quanto, da aerei immobili, aerei immemorabili. Tu, da presidente di una categoria che è molto attenta appunto al discorso del turismo, cosa ne pensi? Sono molto attenta, secondo qualcuno non ha fatto niente per il turismo. Ma Andrea, tu hai visto meglio di me, voglio dire, il provvedimento era pretorio della città metropolitana, dove si vinceva, no? Si vince i due sopralluoghi fatti da due gruppi diversi, non ultimo Gisa, che ha passato la parte della cozione prevista, oggi no, doveva aprire le buste, quindi se lei verrà giudicata. Tu sei previsto dal pretorio, questa cosa simpatica, che non ci sono vincoli, dice che a seguito del decreto della giunta regionale del 2013 del 6 dicembre 2013, l'immobile è più sottoposto al vincolo di stazione finita della promozione, cioè, voglio dire, è vero che c'è un limite di piano regolatore, piuttosto che piano credo del lungomare, questi piani sono molto a confusione, però è un bene che è interessante. Tu hai una famiglia che fa imprenditori di locali, a me fa molto piacere, perché comunque quando il locale, Andrea, a prescindere, visto che siamo stati in questi anni in terra di conquista, lo dico ogni volta, no, a livello di giunta, di commissione, tutti da fuori, quindi lo prendo locale, felicissimo, contesto una cosa, non chi ha partecipato all'asta, Andrea, che è giusto, chi non ha partecipato. Quindi sono anche le categorie, ma non solo le categorie, le responsabili di questa cosa qua, perché c'è un contenitore dove dovevo andare a discutere. Ho detto, quando è stato votato il Consiglio Comunale, credo il 25 di gennaio, forse il 25 credo, no? In cui arriva un documento sottoscritto dal mondo del turismo commerciale di Chioggia, in maniera molto, forse la prima volta, questa cosa così importante e corale, in cui si supporta un ordine del giorno della minoranza, e quell'ordine del giorno viene votato da tutti i partecipanti del Consiglio Comunale, e viene detto anche che dovrebbe poi dare gambe a quel voto. Poi, come ti ho detto l'altro giorno, tu vai nell'operatore del comune, clicchi sulla delibera del Consiglio Comunale dell'ordine del giorno, se ne esce l'ordine del giorno o se ne esce la delibera, stranamente. Ma non importa. Chi non ha partecipato? Il punto è questo. Allora, tu hai un'amministrazione che davanti a due posizioni chiare, quindi il mondo del turismo e dell'imprenditoria, che tu voglia o no, che a te questi, a cominciare Bellemo, ti stiano sulle scatole, non è questo il punto, ma rappresentano oggi, se vuoi a torto collo, questo importante mondo imprenditoriale, quindi turismo, commercio, artigianato, eravamo tutti là, no? E dall'altra parte è il Consiglio Comunale, che tu mi sei, il Consiglio Comunale è l'espressione della città, è stato votato da una città, e disattendi queste due cose qua, è un fatto politico di una gravità inaudita. Ora, qual è la responsabilità? E di chi è la responsabilità? È la responsabilità della politica, non c'è dubbio. Se poi tu hai un'amministrazione che fa solo le annunciatrici serali, capito? Facciamo il piano di reduci. Tu sai che è stata data delibera a dicembre sui reddici, dopo 3 anni, della valorizzazione dei reddici. Però devono seguire anche i contratti. Cioè tu ad oggi hai una delibera che dice chi erano i concessionari che sono chiaramente caducati per lei, devo dare un contratto d'affitto, non è stato ancora fatto. Quindi chi occupa oggi i reddici li occupa senza titolo. Ma è un incarico che secondo me è in contrasto col piano adattato in lungomare. Cioè, tu metti in fila alcuni provvedimenti, tu paghi il turismo, non consideri rispetto a CURSA. L'ho detto prima, tante altre volte, tu potevi dire come amministrazione, non ci conviene economicamente parlando acquistarlo, ci sta, però abbiamo un progetto alternativo, che ragioniamo con le categorie, quello che non è stato fatto. Questo è un fatto gravissimo, cioè è stata disattesa una volontà del mondo produttivo locale, seppur ti stia sulle scatole, e di un consigliere intero, è un dato per me devastante. Per inciso, parlo male perché ho avuto un intervento a tutti i denti, infatti sentivo che è un po'.
per da oggi riesco a parlare un pochino. Infatti, per inciso, l'amministrazione non è che senza soldi, perché c'è una bella... Voglio dire, se tu guardi a novembre, allora abbiamo fatto una variazione di bilancio in Consiglio Comunale. Quindi, se volevano, potevano, in quel momento, in quella determinata ripartizione, prevedere questa cosa qua. Tu hai l'ultimo ordine del giorno che è stato votato nel 2019 in Consiglio Comunale sulla CURS. Quindi, il CURS, voglio dire, non è una cosa che se ne esce oggi, capito così? Assolutamente. È una cosa già vecchia. Quindi potevano farlo. Però è giusto che abbiano delle valutazioni diverse, Andrea, nel senso che ci sta. Questo si caratterizza anche per le scelte che fa. Sì, però c'hanno delle valutazioni diverse, ma il sindaco a un certo punto, sì, prima non lo vogliamo prendere. Questi votano in Consiglio Comunale del giorno che dicono noi faremo un, come si dice, quando manifestazioni non intenti, insomma, per i reduci, che è la dimostrazione di tutti quanti, fanno dei provvedimenti così comunali che poi tu vengono disattesi, cioè tu fai votare un regolamento, dico una fesseria, tu dici se tu hai un sospeso l'amministrazione, tari piuttosto che, non ti rilascio un prezzo di costruire piuttosto che altro, ma è inutile che li facciano e che poi non danno seguito. Anzi, dirò, in tanti casi hanno lasciato permesso di costruire proprio a coloro che non devono darli e chi ne ha titolo non gli danno. Quindi, qua siamo davanti un po' alla confusione più totale. Credo che un pensiero, qualcuno deve farlo sulla gestione dell'edilizia privata e urbanistica. Questo sicuramente sì, andrebbe fatto.